c'è un diverso clima di coesione, ma che c'è soprattutto la prova che la comunicazione ha dato di sé durante i 20 mesi abbondanti di Covid, quelli che abbiamo studiato. Questa prova è stata straordinaria perché si vede chiaramente che c'è stato un ravvicinamento quasi simbiotico tra pubblici, soggetti dunque, e comunicazione, che ha reso la comunicazione più responsabile e più capace di dare mediazione e aiuto in tempi di crisi. So che c'è in Italia un dibattito sulla debolezza dei virologi, dei giornalisti, eccetera. È un relativo falso, nel senso che se si vanno a studiare i dati di aumento dei pubblici, ma soprattutto di aumento dei tassi di fiducia nei confronti dell'informazione e della comunicazione, anche pubblica, forse quella che è uscita meglio dal Covid, noi abbiamo il ritratto di un'Italia diversa, pronta alla coesione. In Italia prima del Covid la coesione era al minimo. Durante il Covid non è migliorata perché le emergenze non ci fanno mai dare il meglio, ma tutto è pronto, come dice un poeta romano, per cominciare a essere. Cioè questa è la stagione in cui il cambiamento politico deve in qualche modo trovare la strada di registrare chi nella comunicazione pubblica ha dato una mano a superare la crisi, inventando una nuova comunicazione pubblica in tempi di emergenza.